Ritrovate il TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi lunedì 22 gennaio. Ondata di furti a raffica in quel di Rivara nelle ultime settimane, tra gli ultimi quello in chiesa annunciato ieri da Don Riccardo. Il gruppo Uniti per Rivara ha presentato in comune una mozione sulla necessità di installare un impianto di videosorveglianza. Inaugurato questa mattina, restyling della stazione ferroviaria di Settimo Torinese. Diverse le opere realizzate, innalzati i marciapiedi secondo lo standard previsto a livello europeo, completato il restyling del fabbricato, sia della parte esterna, sia dei locali interni, del sottopassaggio, di tutte le pensiline e dei servizi igienici. Attivato un nuovo sistema di informazione ai viaggiatori e l'innovativo servizio Wi-Fi Station. Sarà Maurizio Perinetti il candidato che concorrerà alla carica di sindaco di Ivrea per i PD. Perinetti ha vinto le primarie che si sono tenute ieri contro Elisabetta Ballurio Tate con un distacco di 53 voti. Intanto Elisabetta Ballurio ha annunciato le sue dimissioni dal PD, affermando, dopo tanti anni in cui ho lavorato all'interno perché PD facesse propria questa battaglia, il risultato delle primarie di ieri, nel merito ma soprattutto nel metodo, mi ha convinta che il cambiamento di Ivrea non potrà passare dal PD. La 38esima edizione dello storico Carnevale di Allier ha riscosso, come ogni anno, gran successo. Nonostante le serrate normative sulla sicurezza da rispettare, gli organizzatori sono riusciti a rendere il clou della kermesse, ossia la sfilata dei carri allegorici, come sempre festosa e divertente. Ad aprire la sfilata, i pifferi d'Arnaz, seguiti dalle carrozze d'epoca, con sopra i conti Filippo e Caterina di San Martino di questa edizione, e dei coloratissimi carri allegorici. Ridimensionata la celebrazione di Sant'Antonio Quarnier, ieri mattina, al termine della messa, Don Ilario Regio e Gianas ha benedetto una delegazione dei mezzi, tra questi il camion dei Vigili del Fuoco e l'ambulanza della Croce Rossa, parcheggiati nel piazzale antistante la chiesa di San Dalmazzo. A poca distanza, precisamente a Salto, si è svolto lo stesso raduno invernale d'auto d'epoca, promosso dall'associazione Amici delle Vecchie Ruote. Questa sera alle 21 nella sala consiliare del comune di Rivarolo Canavese si terrà la cerimonia per il riconoscimento annuale Testimonial dello Sport per la città di Rivarolo e per il Canavese 2018. Il passaggio di consegna verrà tra il commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Volley, Gian Lorenzo Blengini, e l'USAC Rivarolo Basket. Nel corso della serata verrà dedicato un riconoscimento alla memoria di Luigi Ballario. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.obiettivonews.it oppure scaricare l'app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata! Un saluto amici del Centro Mare Italiano. L'espansione di un promontorio di alta pressione verso la nostra penisola porterà tempo stabile, salvo residue piogge al sud. Vediamo allora nel dettaglio e con la sfida della grafica accanto le previsioni meteo per martedì 23 gennaio. Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Calabria e Sicilia, localmente anche a carattere di rovescio temporale. Tempo stabile altrove con nuvolosità più compatta sull'Adriatico. Locali piogge ancora su Calabria e Sicilia al pomeriggio, nubi sparse al nord-ovest ma senza fenomeni. Ampi spazi di sereno al nord-est e sul centro. Tra la sera e la notte, fenomeni in esaurimento ovunque, con tempo prevalentemente stabile. Cieli regolarmente nuvolosi al nord e prevalentemente sereni altrove. Temperature stazionarie o in aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la penisola. Per tutti i dettagli, seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o scaricando la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Mare Italiano.